Envy, tu sei una nuova amica qua su YouTube, eh? Non ci sei mai stata. Come ti senti? Esatto. Come ti senti? Vabbè, sono contento. Allora, puzzardina mia, oggi cosa facciamo? Praticamente oggi dobbiamo andare a sconfiggere quel pillager posto. Come caspita si chiama? Non lo so nemmeno io, sinceramente. Mannaggia. Non so, non mi ricordo. Esatto, pillager qualcosa si chiamerà. E poi, ovviamente, prima però dobbiamo finire gli obiettivi primari, no? Tipo prendere la pietra, poi prendere il ferro, che sono tipo 5 di ferro e poi 5 di pietra. Queste robe qua. Quindi sì, vieni, troviamo prima di tutto una caverna. Perché poi, ovviamente, quel pillager post non lo riusciremo mai a sconfiggere così a caso, cara. Envy delle enviacce. Esatto. Tu sarai envy delle enviacce, che sono tipo delle vie... Di strani posti. Ah, devi sapere una cosa. A me non piace affatto questo buio, quindi ti dovrai addentrare tu, cara mia, per prendere un po' di, ecco, un po' di pietra, un po' di cose. Quindi tieni un po' di legno, che io ho già preparato intelligentemente, perché io sono una persona molto intelligente. Poi ti dirò di darmi ovviamente la pietra, perché mi serve. E poi ovviamente ti crafterò anche a te molte cose, tipo se troverai anche del ferro, grazie, sarà buono. Poi sicuramente nelle caverne si trova facilmente, meramente il ferro, eh. E anche la pietra, ovviamente, perché c'è dappertutto la pietra, quindi come fai a non trovarla nelle caverne? Cioè, sarebbe da deficienti non trovarla, quindi tu non sei una deficiente, esatto, giusto? No, dai, non sei esatto, una deficiente. Ecco, bene, bene. E allora, adesso cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo stare attenti a quei pazzi di pillager mannari, che io secondo me sono lupi mannari quelli là. Guardateli, non so se si vedono da qua in realtà. No, secondo me non si vedono. Potremmo avvicinarci però per spiarli. L'importante è spiare il nemico e cercare di trovare i suoi punti deboli. Una volta trovati i suoi punti deboli, bisogna ucciderli, i punti deboli. Poverini. Però posso, sapete cosa posso fare? Posso anche prendere del cibo che ci servirà per sconfiggere il pillager postino, che è tipo il postino, quello là che viene a consegnarci ogni mattina la posta. Anche il giornale. Proprio quello là, esatto, sì. E poi a volte, cioè, non so se a voi è mai capitato, ma a me è sembrato di vedere un postino volare. Cosa? Non ho capito. No, niente. Al cane, cosa? No, niente. Va bene, ok. Vabbè, insomma, forse mi sto un po' pentendo di aver preso questa nuova amica qua, raga. No, dai, scherzo, non mi pento. Sei molto simpatica. Anzi, scrivete tutti quanti brava Envy nei commenti. O tipo, mettete un emoji. Mettete questo emoji qua ad Envy, che capite cosa intendo io. Così poi dopo capisce tutto quanto, insomma. Tranquilla, lei non si offende se state pensando come... Vabbè, avete ci siamo capiti e voi, dai, non serve essere così tanto fiscali dopo tutto. Cosa ho detto, fiscali? Comunque, Envy, vieni qua. Preoccupare. Ma no, tranquilla. Vieni qua e dammi tutto ciò che hai trovato. Ma cosa stai facendo nel buio della caverna? Eri molto inquietante, non voglio saperlo. Cosa stai facendo? I mossi. Ok, dimmi un po' quanta pietra hai preso, quanto ferro, se hai trovato qualcosa. Allora, ecco. Grazie. 35 di pietra. 35, oh porca puzzarda, sei proprio efficiente, molto meglio di quel puzzardo di Gabri che non è altro. Che quello là è uno scansa fatiche che non ti dico, sai. E poi, oh buone, tu quanto ferro hai trovato? Grazie, grazie. Sono fortunato, se erano tutti in un mucchio. Ho visto, cioè nel senso che capita a volte. Che spavento, ho visto quel coniglio. No vabbè Envy, ho pensato ci fosse Herobrine. Vabbè insomma, a volte, sai che a volte mi è anche capitato. Tipo ultimamente ho visto Herobrine mentre ero con nonno. Che tu, cioè vabbè, nonno è praticamente un tizio che gioca con me, no? E anche che tutti conoscono in realtà. È un nonno un po' vecchiotto, no? Però praticamente l'ho visto insieme a lui. L'hanno visto anche su TikTok i ragazzi. Anche qua su YouTube in realtà, credo. E bisogna stare attenti perché chissà, magari Herobrine potrebbe esserci dappertutto. Ormai io ho paura di tutte le cose che ci possono essere qua dietro. Anche per esempio questo. Oh mannaggia, beh, adesso però dobbiamo concentrarci sul pillager post, perché dobbiamo sconfiggere quegli schifosi, anche perché siamo a 4 esatto, minuti di video. Sei pronta? Dimmi un po'. Certo. Molto bene, cosa mi dici d'altro? Sentiamo. Sono pronta come mai. Eh? Sono pronta come mai, se si dice così. Ah, come non mai forse, sì, ah, certo. Sì, esatto, quello. Ok, ho capito. Beh, quindi sei pronta come non mai. Mi fa piacere questa cosa, perché vuol dire che riuscirai a fare il sedirino a tutti quanti i pillager. Ma sai cosa? Io ho visto una cosa prima. Una cosa molto, molto strana. I pillager non c'erano. Perché?
No, è proprio strana questa cosa. Cioè, mi chiedo come mai non c'erano. Cioè, allora, potrebbe essere anche... Senti, guarda, io ti faccio una spada per sicurezza. Ma se non ci sono, mi arrabbio un pochino. Perché abbiamo cercato sto coso. Dovrebbero esserci, no? Mannaggia, i pillager schifosi. Esatto. Ma non è che magari siamo in peaceful e non ci sono davvero? Controlla un attimo che magari sono deficiente io. Cioè, magari non lo so, per dire. Però, secondo me, non sono deficiente. Cioè, nel senso, è chiaro che non ci sono. Mi faccio anche un piccone. Ma quasi quasi anche un'ascia. Magari chi lo sa, potrebbe tornarci utile. E sapete cosa mi faccio, ragazzi? Io una cosa molto importante. La spada dei mali. Cosa sto facendo? Non si crafta così la spada. Ce la posso fare, con il giusto credimento. Ok, ho fatto la spada in ferro. Guarda, Envy, ti farò anche a te la spada in ferro, così ci capiamo. Esatto. Ci capiremo molto bene. Diventeremo più forti. Esatto, proprio così. Diventeremo più forti e riusciremo a fare il sederino a quei ciccioni. Cioè, ovviamente non c'è niente di male nell'essere insomma un po' più in carne, no? Bisogna sempre specificare, esatto. Perché chiaramente poi dopo magari c'è qualcuno che si offende. Io lo dico sempre, sono grasso ma dentro, perché sono buono d'animo. Quindi sono, insomma, vabbè, insomma. Ovviamente poi dopo, insomma, lasciamo perdere questo discorso, meglio, dai. Dove sei finita tu, puzzarda, che non sei altro? Ma sei ferma in un posto, cosa stai facendo? Sto arrivando, ho buttato la spada per sbaglio. Ah, ho capito, sei un po' maldestra, ecco. Sto per dire una cosa, esatto. Brutta, ma vorrei evitare di dire cose brutte, puzzardo, che non sono altro. Mannaggia me, Ale, mannaggia Ale. Adesso però cerchiamo di stare attenti, perché chissà cosa ci potrebbe essere qua dentro. Tipo i pillager, se non ci sono i pillager, però l'ho già detto, mi arrabbio, Mi arrabbio? Oh no. Mi devo arrabbiare per caso? No, seriamente, perché non c'è nessuno? Ma scusa, ma allora è più semplice, cioè è semplice come non mai. No, seriamente, dove sono i pillager, Envy? Non è normale sta roba. Perché non ci sono? Ma scusa, se io faccio così, magari... Ah, siamo in peaceful, che deficienza acuta che sono pure io. Allora devo fare difficulty normal. Scusami, anzi, facciamo easy, sennò poi dopo un po' brutto. Ora sicuramente sarà molto più... Perché eravamo in peaceful? Non è normale come cosa. Eccoci, Envy, ci stanno sparando. Stiamo attenti, aiuto. Sennò non era giusto. Envy, però questi qua ci fanno il sederino. Io te lo sto dicendo, ci fanno il sederino grosso. Meno male che abbiamo messo in easy, però non va bene così. Esatto. Oh no, cercano di frecciarmi. Allora vieni qua dentro, perché magari qua dentro saremo al protetto. Ti devo proteggere o ce la fai da sola? Ce la faccio. Ok, meno male. Vedo, non riesci neanche a prendere la porta. No, dai, scherzo. Allora, entriamo qua dentro. Ci sono i pillager pazzi. Però qua, scusa, non c'è niente. Di qua si sale, vieni. Dobbiamo cercare di trovare la cima e la cesta. Abbiamo conquistato la pianura, vedi cosa sto dicendo? Abbiamo conquistato questa roba, insomma. Esatto. Una bella conquistanza abbiamo fatto, no, dopo tutto. Sono un po' di tesori che in realtà non servono a niente, poi ce li distribuiamo magari, se giocheremo mai a questo mondo. Ma domanda, com'è che facciamo a scendere adesso? È un po' un problema, così. Ciao, no, sono morto. Dai, sono morto. Karma. Sì, è il karma, bella. Vabbè, ragazzi, a volte può capitare. Quindi adesso, ovviamente, mi perdonerete se mi tippo, no? Dopotutto, è giusto anche tipparsi a volte. Ok, forza, Envy, scappiamo, via. Quanti ce ne sono? Niente, sa che devo prendere io le tue cose. Porca puzzarda, sono pazzi, Envy, sono pazzi. Come hai fatto a sopravvivere così tanto? Sono pazzi. Tippati, sì, sai come fare, ovviamente, perché secondo me un po' come... Ce la farò, sto cappero. Forza, mannaggia. Tippati, mi sa che non riesce, vero? Non riesce a tippare. Secondo me non però, riesco, ce la faccio. Ce la fai, sei sicura? Non è vero. Non riesco, sono stupida. No, però ce la sto facendo io a scappare. Sono così tanto pro da riuscire a scappare da questo pillager post. Anche se sono morto, quindi pro di sto cappero, insomma. Però diciamo che va bene, no? Allora, Envy, io ti tipperò qua. Perché adesso mi tipo io da te per sbaglio, magari, no? Envy, no, cosa sto facendo? Per favore, Dunis. Ok, perfetto. Ciao. Ok, sono molto... Sì, mi fa piacere che tu ti sia emozionato così tanto a vedermi. Allora, adesso niente, abbiamo conquistato questa cosa dei villager. Io direi che qua c'è la nostra stazione di protezione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao.